personaggio di Carlo Saldemini anche per questa domanda. Sì, ribadiamo quello, l'occasione è sicuramente quella, ma facciamo di più. Facciamo un pezzo di un discorso nato 2 anni fa, di una presenza sul territorio che non è soltanto la presenza occasionale, appunto in occasione delle campagne elettorali. Mettiamo un punto ad un discorso cominciato 2 anni fa di comunità, di condivisione, di presenza, di civica vera, quindi non presente soltanto appunto nelle tornate elettorali. Oggi facciamo questo percorso, facciamo questo passaggio, per noi molto importante, per la città e per i vicini. Grazie mille. Quali esperienze della scorsa avventura vi portate in questa novenza? Della scorsa avventura elettorale ci portiamo tutto l'entusiasmo che è assolutamente immodificato per cercare di portare nuovamente Carlo Salvemini ad essere il sindaco della città. In più ci portiamo un po' di esperienza fatta in città, di politiche fatte in città, politiche progressiste di cui siamo orgogliosi, e oggi facciamo un passo di unità che per noi è fondamentale. Unità fino a un certo punto, visto che un pezzetto di sinistra è rimasto fuori da questa campagna elettorale. Sì, un pezzetto di sinistra è rimasto fuori e un pezzetto per la verità rispetto al quale non abbiamo fatto un percorso comune in questi 2 anni. E naturalmente un pezzo di pensiero politico che ha il mio rispetto, con il quale io personalmente e altri abbiamo fatto un tentativo non è andato a porto, ma insomma purtroppo succede, in politica succede, e noi ne prendiamo atto, io con un po' di rammarico. Andiamo avanti, credo che la sinistra sarà ampiamente rappresentata in queste elezioni politiche e con questa nuova novità.